Salve amici, buonasera a tutti quanti. Allora, finalmente si è risolta la telenovela del Foggia Calcio. Sul bando che era stato proposto dal comune di Foggia per l'assegnazione del titolo sportivo, finalmente si è trovata la soluzione al problema. Il nuovo presidente e proprietario del Foggia Calcio, a cui poi sarà assegnato il titolo del Foggia e il signor Roberto Felleca. Roberto Felleca è un ex è cagliaritano, imprenditore cagliaritano, ex presidente del Como Calcio. Grazie alla sua gestione il Como è risalito di nuovo in Serie C e viene a Foggia con grandi presupposti e con tanto entusiasmo. Si aspetta di ricevere un caloroso accoglimento da parte della tifoseria foggiana, scottata dalle delusioni di quest'anno con retrocessione, fallimenti e via discorrendo, e spera di trovare una persona innanzitutto seria, importante, che voglia far crescere il calcio in capitanata, e che ha tanta voglia di arrivare in alto e portare questo Foggia e la città di Foggia, che merita sicuramente, ai massimi livelli. Lui, durante questi giorni, in un'intervista fatta su un canale web, ha spiegato un po' i suoi motivi, il suo entusiasmo di venire a Foggia e spera di trovare meno diffidenza che ha trovato a Como. Spera di trovare più calore, e sono sicuro che lo troverà, e sono sicuro anche che il Foggia e i tifosi del Foggia si metteranno a disposizione di questa nuova proprietà e insieme lavoreranno per far crescere questo Foggia. Fellega parte da zero perché lì ormai non c'è più nulla. È come se fosse passato Attila e quindi ha bruciato anche il terreno, quindi c'è da costruire il campo per seminarlo e farlo crescere. Quindi bisogna avere pazienza, aiutare questa nuova proprietà a crescere e a farla diventare grande come Foggia merita che sia grande. Tra i vari nomi poi che si sono fatti per la crescita di Foggia e del Foggia, si è parlato anche, insomma, dei vari direttori sportivi. Ha parlato di Pruzzo, che l'ha avuto a Como, e quindi nella crescita del Como, e ha parlato anche di Di Bari. Ora, io personalmente, se posso permettermi di dare un consiglio al nuovo presidente del Foggia Calcio, nonché proprietario del Foggia Calcio, io non lascerei da parte tutti quei personaggi che col tempo hanno poi portato ai risultati di quest'anno, e cioè alla retrocessione e al fallimento. Io azzererei tutto come è stato azzerato e partirei da nuove figure nuove su cui affidare il processo di crescita del Foggia. Lascerei da parte tutti i vecchi personaggi. Proprio li lascerei da parte, non inizieremo in un qualcosa di nuovo, perché sappiamo quello che il Foggia e i foggiani hanno lasciato e quindi vogliono trovare qualcosa di nuovo. Caro Felleca, se te parti di Bari, credo che personalmente parti già col piede sbagliato e quindi di conseguenza avrai diffidenza da parte dei tifosi foggiani. Parti da nomi nuovi. Il Foggia Calcio ha bisogno di novità, ha bisogno di persone su cui si può fidare. Personalmente credo che Roberto Pruzzo è un uomo storico del calcio, è un campione del mondo, sicuramente ha le sue conoscenze e può far crescere questo Foggia. Ho altri nomi, che però non siano quelli del passato. Quelli del passato, lasciamoli al passato. Punto. Partiamo da qualcosa di nuovo.
che questo è importante. Quindi da parte mia, personalmente, do un grande in bocca al lupo al nuovo presidente e proprietario del Foggia Calcio, Roberto Fellega, e gli auguro un gran bel lavoro da parte mia. Però mi raccomando, facciamo le cose fatte bene, con calma, senza poi dover arrivare a questo che siamo arrivati. Signori, se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, a condividere il video e a tutti voi una buona vacanza.